Youtubiani, buongiorno. Oggi vi insegno a fare insalata di riso, con la grazia, perché vedo delle insalate di riso nei convivi che lasciamo perdere. Riso, acqua fredda e lo facciamo bollire. C'è chi usa il parboiled, che sarebbe quello che non scuoce. Non mi piace. Io uso il riso da risotto e lo tengo 3 minuti indietro rispetto al tempo di cottura che è scritto nella busta. Da freddo lo facciamo bollire. Quando comincia il bollore, mettiamo il sale, bam, lo cuociamo. Tre ingredienti: olive sminuzzate, tonno sminuzzato, tolto il suo olio che fa. E uova sode a pezzetti. Sapete fare le uova sode? Sì! Si mettono le uova nell'acqua fredda, da che comincia il bollore, per l'insalata di riso 8 minuti. Se le volete mangiare sode così, con gli asparagi io tengo 7, che a me il tuorlo un po' morosino mi piace. Mentre si cuoce il riso, io preparo la maio. Chi mi conosce ormai la maio lo sa fare. Un uovo, un cucchiaio d'aceto, un pizzicotto di sale, olio di semi fino ad arrivare alla tacca 200, a filo del barattolo. E via! La maio! Già venuto. A quelli che ancora non gli viene la mamaio, verrò a casa. Lezioni private. E con questa maio condiremo la nostra insalata di riso. La dieta domani. Scolato e bloccata la cottura sotto l'acqua fredda. E creiamo la nostra insalata di riso pazza. Giriamo tutti i nostri ingredienti e condiamo con la nostra super maio. Che i sottaceti, le sottilette, il prosciutto cotto, raga, neanche nell'insalata di riso, io li ammetto, neanche nell'insalata di riso. La mettete frigo fino a quando non è ora di mangiarla. E voi cosa farete? Mi sognerete, perché questa insalata di riso spacca la faccia. Alla prossima ricetta.